Ieri 4 centesimi di distanza e oggi grandissima vittoria nei 100. Cosa pensi della tua gara? Allora, devo dire che sono soddisfatto perché è il mio personale. Quindi già battere il vice campione del mondo, anche se non in condizioni ottimali, e scendere sotto l'1-1 è una bella soddisfazione. Credo di essere comunque sempre nel range dei primi 20 al mondo, quindi è una gran prova che sto migliorando, che stiamo lavorando bene, e la gara non ho sbagliato niente, ho fatto la gara su me stesso, visto che Fabio era distante, quindi non avevo riferimenti. Di solito lui passa più veloce e poi nel secondo 50 torna ancora più forte. Non avendo riferimenti, ho pensato solo a me stesso, a fare il tempo, e non è andata male. Infatti sono stato più concentrato nelle fasi tecniche. Una buona progressione per i primi 50, da quello che mi è parso dalle mie sensazioni, un passaggio veloce, 28.3 credo, 28.3 no? E poi ritorno buono, ancora agli ultimi 10 metri si può fare qualcosa meglio, con questa velocità di base. Tirare fuori il 60 è una buona cosa. Poi quando da adesso in poi miglioreremo anche la velocità nei dettagli, io credo che posso sperare di star sotto anche 60 e mezzo e puntare a fare il tempo per le Olimpiadi. Ci proverò subito dagli europei a maggio, visto che il tempo mi vale la qualificazione, il tempo di oggi 60.79 mi vale la qualificazione. E tutto qua, quindi soddisfatto.